Buon pomeriggio amici rossoneri, bentrovati in questo ultimo appuntamento quotidiano di queste settimane, due settimane, una e mezzo, quello che è, in cui il nostro calcio di Serie A non ci sarà, e per certi versi meno male per il nostro andamento, ragazzi, per altri no, perché è chiaro che a noi piace vedere quando gioca il Milan, che poi vada bene o vada male, comunque c'è sempre la voglia, sempre la gioia di vedere le partite, no? Ti metti lì, ti prepari, ti fai le cose tue, ci sta, la guardi con gli amici, con i parenti, è sempre bello vedere il calcio giocato, però ci sono queste maledette nazionali di mezzo ogni volta, queste partite letteralmente inutili che servono solo per ingrassare le tasche della FIFA, della UEFA, della FIGC, di tutti quelli che sono, perché alla fine non servono veramente, veramente a nulla. Stasera dovrebbe giocare, se non sbaglio, l'Italia col Belgio. Partita interessante, partita bella da vedere. Se non sbaglio è stasera, non mi ricordo perché non la seguo neanche tanto la nazionale. Però dovrebbe essere stasera. Quindi, partita interessante. Mi pare che, tra l'altro, se non sbaglio, chi arriva primo si qualifichi, abbia possibilità di qualificarsi direttamente ai mondiali, quello che è, insomma. Partita! Una coppa fra nazionali che lascia il tempo che trova, perché poi a noi interessa altro, non interessa altro, non interessa il Milan, ragazzi, interessa il Milan, e al Milan abbiamo un giocatore che non sta bene, perché secondo me poi alla fine non sta bene, perché quando succedono determinate cose ne esci ma non ne esci. Sto parlando di Alvaro Morata, ragazzi, che ha rilasciato un'intervista recentemente in cui, dal ritiro della Spagna, perché sta facendo anche lui la parte nazionale, in cui ha confessato di aver sofferto di crisi depressive forti e di non riuscire nemmeno a allacciarsi le scarpe. Crisi depressive, attacchi di panico, no? Diceva quando scendeva in campo a volte non riusciva neanche a scendere, scappava via, qualcosa del genere, ed è per questo, si collega al fatto, quello che dicevo io, mi sembrano strani questi infortuni continui di Morata. Io supponevo avesse problemi ancora con l'ex moglie, in realtà secondo me lui ha problemi a livello psicologico, infatti ha detto lui stesso di essere stato in cura, essere in cura con lo psichiatra, di essere stato aiutato da Koke, da Simeone, Atletico Madrid. Lui voleva restare lì, ma la situazione in Spagna per la sua situazione psicologica era diventata troppo forte. Ha detto: ogni volta che uscivo con i miei ragazzini, con i miei bambini, succedeva sempre qualcosa e persino loro non volevano uscire più, perché qualcuno gli parlava male dietro, qualcuno lo insultava, eccetera, eccetera. Quindi non reggeva più l'atmosfera, cioè voleva rimanere in Spagna, ma non reggeva più l'atmosfera spagnola per ovvi motivi legati al suo stato psicologico, no? Quindi ha pensato che l'Italia fosse l'alternativa più giusta per il proseguo della sua carriera. E niente, quindi ci siamo... E poi si è aggiunto anche comunque la separazione dalla moglie, magari... Molto probabilmente è la separazione legata a questo suo stato depressivo, a questo suo stato di ansia, di attacchi di panico. È una situazione brutta, solo chi l'ha vissuta può capire, ragazzi, ma è veramente brutto. Quello che mi preoccupa è che queste cose non passano così, non passano in un mese, in due mesi, in sei mesi. Sono cose che ti porti avanti per tanto tempo, anzi forse te le porterai sempre avanti, puoi solo domarle. Se impari a domarle e riesci a gestirle, allora è un'altra cosa. Però quindi... La mia preoccupazione è proprio questa, perché Alvaro è psicologicamente fragile, lo è ancora, credo, in questo momento. Ripeto, non passa così, con uno schiocco di dita, come fosse niente, no? Dico, mi spiace per lui, per quello che è successo, quello che gli sta succedendo, però rifletto poi anche sul suo futuro. Io non vorrei che sto ragazzo poi, comunque... fra 5 mesi, 6 mesi, quello che è, decidesse di lasciar perdere tutto, no? Perché ho sempre detto che lo stato mentale è importantissimo, è fondamentale per un giocatore, deve esserci la tranquillità. Lui stesso dice: noi siamo come ci vedete, però siamo esseri umani anche noi, siamo persone anche noi, per carità, nessuno lo mette in dubbio. Io credo che il Milan sapesse già di quanto Morata non stesse bene quando lo ha portato a Milano. Ribadisco il concetto, rispetto la sofferenza, comprendo il suo stato psicologico, perché
tanti di noi, anche io ho avuto in casa familiari che non sono stati troppo bene anche per queste cose, per depressione e cose varie. D'altro canto, accantonato questa cosa che rispetto, ci mancherebbe altro, lo ripeto mille volte, rispetto la situazione, d'altro canto penso anche poi, guardando l'aspetto sportivo, al Milan. Guardo il Milan e dico, che potrà succedere? Nel senso, ribadisco, non è una cosa che passa in due giorni, è una cosa che ti porti dietro. E potrebbe incidere anche sulle sue prestazioni in campo? Assolutamente sì, assolutamente sì. Metti che mi ha un attacco di panico mentre gioco, oppure già gli infortuni che sono successi da quando è al Milan, che a me sono sempre stati un po' sospetti in realtà, potrebbero essere legati comunque ai suoi attacchi di panico, al suo stato mentale. Insomma, è una gatta da pelare, ragazzi. Non abbiamo preso un giocatore che mentalmente è pulito, che mentalmente è a posto, che è carico. Abbiamo preso un giocatore che quando gioca, per carità, ci mette l'anima, no? Però magari in realtà può dare molto di più e non riesce a darlo per i problemi che ha. Quindi è una bella gatta da pelare dal punto di vista sportivo. Dal punto di vista umano, lo ripeto all'infinito, lo comprendo e sono con lui, ci mancherebbe altro. Dal punto di vista sportivo è una gatta da pelare, perché forse sarebbe stato meglio scegliere giocatori, diciamo a posto psicologicamente, che non avevano problemi, no? Anche proprio per il discorso sportivo. Il discorso di prestazioni è delicata come cosa, lo capisco, eh? Anche parlarne è abbastanza delicato, però ribadisco il concetto, forse era veramente doveroso fare forse altre valutazioni. Questo è quello che penso io, poi chiedo anche a voi quello che ne pensate, ci mancherebbe altro. Fatemi sapere quello che ne pensate. Intanto vi auguro buon proseguimento di giornata. Sempre comunque Forza Milan. Noi come sempre ci sentiamo domani e adieu!